Amici di Fano TV, ben trovati per questo speciale. Ci troviamo in Acqualagna, dove prende il via la 57esima fiera nazionale del tartufo bianco. Da oggi fino al 13 novembre protagonista sarà proprio l'oro della terra, con tanti eventi collaterali e tanti ospiti che adesso andiamo ad incontrare. Siamo con il primo cittadino che tra poco provvederà al taglio del nastro di questa edizione, che nasce, diciamo, sotto una buona stella grazie al ritrovamento di questa trifola di 650 grammi, ma quest'anno la fiera sarà anche la fiera solidale. Quindi sì, una settimana fa abbiamo un commerciante mi ha chiamato dandomi questa bella notizia, che ha creato delle aspettative importanti ed è stata di buon auspicio e sarà di buon auspicio per la fiera. Anche nel 2019 lo stesso commerciante mi chiamò e venne ritrovata una trifola da 1,143 grammi. Quindi questa è una diciamo, notizia importante per la fiera. Acqualagna è il tartufo, è la storia. E andiamo a organizzare la 57esima fiera, e questo dimostra la serietà, la solidità di questa amministrazione che porta avanti un impegno così importante per il territorio di Acqualagna, ma non solo, per tutto l'entroterra, perché questo deve essere un viatico anche per i comuni limitrofi. E quindi venite in Acqualagna, ma venite a visitare il nostro paese e tutto il territorio dell'entroterra, perché abbiamo tanto da offrire. All'insegna della solidarietà la 57esima fiera, perché l'alluvione che ha purtroppo caratterizzato la nostra regione, in modo particolare diversi comuni del nostro territorio, tra cui Cantiano, Pergola, Serra e Frontone e Cagli, noi abbiamo diciamo previsto delle iniziative proprio per essere solidari con questi comuni. L'inaugurazione sarà fatta da tutti i sindaci dei comuni alluvionati per dare un segnale importante, e in più ci sono delle iniziative raccolte benefiche proprio per i comuni di Cantiano e di Pergola in particolare. E voglio anche sottolineare che come sindaco contattai subito il sindaco di Pergola per dare la massima disponibilità a collaborare, quando già sapevo che non avrebbero poi organizzato la fiera. E Acqualagna, come riconoscimento alla città di Pergola, consegnerà la ruscella d'oro proprio alla città di Pergola per la difficoltà quest'anno di non aver potuto organizzare la fiera. Poi ci sarà anche una sfida ai fornelli tra il vice sindaco di Acqualagna e il sindaco di Pergola, e in più ci sarà un'iniziativa molto importante a teatro, un'iniziativa musicale, una maratona tipo maratona mentana, dalle 11 del mattino alle 24 di sera si alterneranno musicisti importanti, tra cui Raffaele Gualazzi, e si esibiranno tutti gratuitamente il 30 ottobre. Il ricavato sarà destinato alla riapertura del teatro di Cantiano. Bene, un format quindi snello, ricco di tanti appuntamenti, ricco di ospiti, e anche un appuntamento itinerante per visitare quelle che sono le tappe storiche. Quest'anno c'è anche una mostra importante dedicata ad Enrico Mattei, insomma, in una data assolutamente esemplare. Il 27 ottobre ricorre il 60° dalla morte di Enrico Mattei. Noi siamo in piazza Enrico Mattei, dobbiamo tanto, Acqualagna deve tanto ad Enrico Mattei, come la Regione Marche, come l'Italia intera. È stato un precursore, un visionario molto illuminato, che già 50 anni fa sottolineava il problema dell'energia. Oggi è più che mai attuale. La domanda è: non abbiamo un Enrico Mattei oggi, e quindi lo rimpiangiamo. L'attualità di questa figura ci ha portato a rilanciarlo attraverso questa mostra temporanea nel centro storico di Acqualagna, dove potremo visitare sia foto che articoli dell'epoca, e ci fanno riscoprire e vedere una figura diversa da quello che conosciamo. Un Enrico Mattei molto importante, un partigiano, una persona molto legata al nostro territorio, e con questa mostra noi vogliamo ricordare la sua figura. Non ultimo, già diversi anni sotto mia iniziativa è partito il premio Enrico Mattei, che va a premiare l'uomo, l'imprenditore, un imprenditore che si è caratterizzato in modo particolare a livello nazionale e internazionale. È un premio importante che Acqualagna ha istituito, ed è l'unico paese che ha istituito questo premio, che va a rafforzare la figura di Enrico Mattei e dell'imprenditore. Questo sarà il 13 di novembre, e in quell'occasione verrà presentato un altro libro che racconterà la storia di Enrico Mattei, il giallo Enrico Mattei. Sappiamo benissimo cosa è accaduto, purtroppo.
La fiera per celebrare le eccellenze del territorio, ma anche tutte le risorse che poi orbitano attorno al tartufo, ma anche per lanciare un messaggio di speranza in una situazione internazionale particolare. Guarda, intanto voglio mettere una situazione davanti a tutte che solitamente non viene presa in considerazione. Il tartufo prolifica e sempre più assiduamente in questa provincia, in questa regione e anche in altre parti d'Italia, grazie all'integrità dell'ambiente, perché se l'ambiente non fosse integro, garantito e mantenuto, il tartufo non si svilupperebbe. Questa è la prima cosa, quindi vuol dire intanto mantenere vive le consuetudini che ci sono in questi territori, cioè quella di mantenere l'ambiente integro, quello di mantenere alte le tradizioni, le culture storiche, vivere la montagna, vivere in montagna e portare avanti quelle attività storiche legate a questi territori. Poi che tutto questo diventi anche, tra virgolette, un'attività, un business, usiamo questo termine, da parte di imprese che commercializzano e di tanti tartufai, cavatori che, diciamo così, portano avanti questo tipo di attività, è altrettanto importante. C'è in questo momento uno sviluppo di questo tipo di attività, forse legato anche al periodo di Covid, dove magari alcuni si sono avvicinati a questo tipo di attività mentre prima magari pensavano ad altre cose, cioè si sono avvicinati alla natura, all'ambiente, alla montagna. Comunque sia, pensate che solo qui ad Acqualagna, che è un comune non tanto grande, ci sono oltre 1000 persone col patentino da cavatore di tartufi. Poi non tutti ovviamente lo fanno per mestiere, molti lo fanno magari per hobby, nei ritagli di tempo, ma è un'attività fortemente impattante in maniera positiva anche dal punto di vista dell'economia. Di conseguenza vanno assolutamente sostenute queste pratiche, sostenute le attività che si creano, sostenute le imprese che lo ricercano e che lo commercializzano, ma soprattutto, ritorno al discorso di prima, va mantenuta viva la montagna, integro l'ambiente, ma un ambiente vissuto. La montagna non deve essere un museo, un parco non deve essere un museo, deve essere un luogo dove la natura viene salvaguardata, ma nello stesso momento viene, diciamo così, programmata, diciamo vissuta, portata avanti. Questo serve per mantenere la gente a vivere nei luoghi anche più lontani dalla costa. Vuol dire mantenere delle tradizioni vive, sane, che ci sono state storicamente, vuol dire rilanciare i territori attraverso anche attività agricole, di tartuficoltura e anche di turismo, perché poi si stanno sempre più sviluppando queste pratiche anche sotto il punto di vista turistico, e la Regione Marche per questo sostiene fortemente e questa fiera e questo tipo di attività legate all'entroterra, ai borghi e alla montagna, perché credo sia una grande possibilità di rilancio dei nostri territori anche in questo momento di crisi. Quest'anno il 15 di settembre purtroppo l'alluvione non si è dimenticata di noi, è arrivata nei nostri comuni, e allora Acqualagna ha voluto anche organizzare questa fiera all'insegna della solidarietà. Quando già mi era giunta voce che Pergola non avrebbe potuto organizzare la sua fiera, ancora non era ufficiale, io inviai un messaggio al sindaco di Pergola dicendo: quello che possiamo fare noi siamo a disposizione, cerchiamo di fare in modo che Acqualagna sia un veicolo per Pergola, e abbiamo trovato questo modo di consegnare la Ruscella d'Oro alla città di Pergola, perché quest'anno purtroppo causa alluvione non ha potuto organizzare la fiera. Io chiederei al sindaco di Pergola di salire sul palco per procedere alla consegna ufficiale. La facciamo leggere all'assessore al turismo, nonché vice sindaco, nonché donna, prego. Visto che vi dovete sfidare i fornelli, partiamo con... Prego. Gran ordine della Ruscella d'Oro d'Acqualagna. Il sottoscritto Luca Lisi, sostenuto dal beneplacito dei componenti dell'amministrazione comunale in qualità di rappresentante dei cittadini di Acqualagna, conferisce la Ruscella d'Oro a Pergola, città del tartufo. Condividiamo con sincera impressione lo sconcerto per i danni causati dalla tragica alluvione dello scorso 15 settembre, che ha cancellato in poche ore alcuni tratti storici distintivi di Pergola, città del tartufo, nel tempio della cucina italiana, con cui abbiamo festeggiato alcuni mesi fa il riconoscimento della cerca patrimonio UNESCO e con la quale vorremmo condividere altri importanti traguardi. Siamo convinti che l'oro di Pergola tornerà a brillare nella sua città, conosciuta al mondo per la sua intensa bellezza. Prego.
la devi indossare. Prego. Prego. Sicuramente. Prima di tutto per ringraziare tutti voi, per ringraziare il sindaco per primo per quel messaggio che effettivamente mi è arrivato subito, tutta l'amministrazione, tutta Acqualagna, ma con l'occasione anche tutti gli altri comuni, Apecchio, Sant'Angelo che già abbiamo toccato, diciamo così, tutti i comuni e anche altri ce ne saranno, per l'ospitalità, l'accoglienza e la solidarietà che ci hanno dimostrato. Il 15 settembre l'alluvione ha toccato anche noi. Noi comuni che siamo qui siamo stati fortunati ad non avere vittime, questa credo che sia la prima cosa importante. Però ognuno di noi ha subito delle ferite gravi, delle ferite forti, ecco, che nel nostro caso sono diverse magari rispetto ai comuni che sono anche qui, che sono vicini a me, e le nostre sono tutte diverse rispetto anche ai comuni dell'altra vallata e dell'altra provincia che sono stati colpiti. Ogni territorio per le sue caratteristiche ha avuto dei danni diversi, chi ha visto maggiormente colpite le attività commerciali, chi maggiormente colpite le famiglie, chi insomma il territorio proprio, no, a livello, ecco, di strade, di montagna, se pensiamo, no, alle nostre spalle. Quindi ognuno ha delle proprie caratteristiche, ma tutti i comuni sono stati veramente toccati in maniera forte e adesso c'è bisogno di continuare, c'è bisogno di far sì che tutti gli enti collaborino al massimo per dare tutte le risposte che sono necessarie alla popolazione, alle imprese, alle famiglie e a tutti coloro, ecco, che hanno subito dei danni in quella serata. Sicuramente, ecco, per noi è stata l'occasione per, ripeto, trovare accoglienza, per trovare solidarietà e per creare dei momenti di collaborazione maggiore. Ne abbiamo parlato tante volte, credo che questa sia l'occasione anche per il futuro, indipendentemente poi, ecco, dall'alluvione, per far sì che queste manifestazioni, per far sì che anche il tartufo che ci lega possa essere veramente un canale di unione maggiore. Quindi, ecco, con l'auspicio che io ringrazio nuovamente Acqualagna e tutti gli altri comuni, con l'auspicio che questa collaborazione e la certezza, insomma, che tutti noi lavoreremo affinché questa collaborazione negli anni prossimi possa continuare ad essere fattiva così come lo è in questo 2022. Grazie mille. Grazie. Di nuovo. Un prodotto che fa parte della tradizione del nostro territorio, un po' come tutte le aziende. Certo. Da quanti anni è presente sul territorio l'azienda per la quale lavora? Beh, Acqualagna Tartufi è una società che ha poco più di 20 anni, ma la famiglia Marini è presente nel commercio di tartufi da 60 anni, quindi qui abbiamo una tradizione di tre generazioni e 60 anni di attività. E quali sono le aspettative per questa fiera del 2022? Le aspettative sono altissime, come sempre, anche se il raccolto quest'anno è stato molto scarso e quindi il prodotto, oltre che essere molto raro, è anche caro di prezzo, ma cerchiamo di fare il nostro meglio, come tutti gli anni. Sono alte le aspettative, come abbiamo già detto, verranno tanti turisti da ogni parte d'Italia e del mondo. Con l'export come si lavora? Con l'export si lavora benissimo, soprattutto con i mercati asiatici. Abbiamo Cina, Vietnam, Giappone, Hong Kong, che sono Malesia, che sono sempre mercati che stanno tirando tantissimo
e grazie a questi, diciamo, l'Italia riesce ad esportare bene i suoi prodotti agroalimentari. E a proposito di prodotti, oltre al tartufo nudo e crudo, così come si dice, ne troviamo altri affini a base di tartufo, del tipo? Sì, certamente, infatti quando mi rivolgo al mercato asiatico parlo soprattutto di salsa tartufata, prodotti conservati a base di tartufo, in cui la fa da padrona ovviamente la salsa tartufata, salsa tartufo bianco, crema ai funghi porcini con tartufo. Abbiamo sui 150 varietà di prodotti che esportiamo in tutto il mondo. Il mercato asiatico in questo momento qua sta richiedendo tanti di questi prodotti qua. E funziona bene anche l'e-commerce? Sì, assolutamente. Noi da 2 anni, approfittando appunto del Covid, di quella che è stata appunto l'emergenza sanitaria, siamo dedicati molto a curare questo canale di vendita e oltre a curare lo shop online per il B2C, curiamo anche molto quelle che sono le fiere digitali, come può essere Alibaba, nel B2B. In ultima battuta le chiedo di fare un invito a tutti gli amici di Fano TV a questa 57esima edizione. Da buon fanese invito appunto tutti i cittadini fanesi a venire qua a vedere questa manifestazione storica, la sua 57esima edizione, che oggi inaugura per la prima volta, poi ci sarà, diciamo, il periodo più lungo la prossima settimana, ma continueremo per 4 weekend consecutivi. Andiamo a conoscere allora anche Filippo della braceria ristorante Plinch. Da quanto tempo lavori nel mondo della ristorazione? Allora, diciamo che la mia famiglia lavora nel mondo della ristorazione e più particolarmente nel mondo del tartufo da 60 anni. Famiglia Marini, conosciutissima qui da Qualagna. E la ristorazione, quindi il ristorante, è nato 6 anni fa e da un'idea di mio padre che ha voluto e conservare un'antica macelleria storica su Arcinelli, che dove il vecchio titolare stava male, stava morendo, e lui ha deciso di, ci volevano fare un negozio di abbigliamento, mi sembrava un vero peccato, e lui ha deciso di rilevare questa attività e ha deciso di mettere insieme carne e tartufo e ha deciso di mettere su questo ristorante. Quindi ha unito l'esperienza, la tradizione alle eccellenze del territorio. Qui nel vostro stand oggi c'è tantissima affluenza, anche a te chiedo che cosa fate degustare. Allora, diciamo che con il tartufo partiamo dal crostino classico all'uovo, al tegamino, al tartufo, dalla tagliatella al passatello, che è una pasta tipica marchigiana, e si può trovare anche qualcosa senza tartufo come la polenta al ragù, però diciamo che cerchiamo di dare spazio a quella che è l'eccellenza del nostro territorio, il tartufo. Certo, lo celebriamo in tutti i modi, si usa anche per delle preparazioni dolci? Certamente, e qui nello stand c'è la panna cotta con...